Sì, questa è un'iniziativa concreta. Immaginiamo le persone che vivono il dramma di perdere il lavoro, di essere in cassa integrazione e magari aspettare 4, 5, 6 mesi che l'INPS gliela accrediti. Allora noi come Regione abbiamo avviato questo problema attraverso il lavoro con i sindacati e con le banche, abbiamo sottoscritto una convenzione. I lavoratori in cassa integrazione potranno aprire un conto presso le banche che hanno aderito alla convenzione e avere immediatamente ottenuta mensilmente l'erogazione della cassa integrazione. Quindi non dovranno più aspettare, non dovranno più attendere, non avranno costi perché i costi saranno pagati dalla regione e soprattutto non vivranno questo momento senza ossigeno. Perdere il lavoro è già un dramma, perderlo e non avere l'ammortizzatore sociale diventa una tragedia e noi come regione, avendo posto al primo punto del nostro programma il lavoro, non possiamo permettercelo. Sì, per ora Banca Intesa è stata la prima, la più veloce a cogliere questa opportunità, noi ci siamo rivolti a tutte le banche del Piemonte, lo rifaccio anche oggi. Quando una persona perde il lavoro, tutti devono fare la propria parte, le istituzioni, i sindacati e anche il mondo bancario. Io credo però che avendo una tradizione straordinaria di banche piemontesi troveremo molti che risponderanno positivamente a questo appello e questa è già un'azione concreta e quindi questo ossigeno, seppur nel dramma di perdere il lavoro, permetterà a queste famiglie di continuare a vivere con maggior serenità e a cercare o di continuare nella propria occupazione oppure attraverso l'aiuto della regione trovarne di nuove. Lavoro, lavoro, lavoro. Sono le tre regole, i primi tre punti che noi ci siamo posti come ordine del giorno del nostro impegno nel governo del Piemonte. Il lavoro è un diritto e noi dobbiamo fare in modo che i lavoratori che non ci chiedono lo stipendio a fine mese, ma ci chiedono la dignità di lavorare, possano ottenerlo. E questo è il motivo per cui abbiamo un piano di competitività per il Piemonte che presenteremo nell'autunno, che permetterà, sostenendo le imprese, che sono quelle che danno il lavoro, di avere un Piemonte che riuscirà negli anni a colmare questo grave problema che ci rende anche meno competitivi con Lombardia, col Veneto e con le altre regioni d'Italia.